il re cigno, il re delle fiabe, ma anche il re pazzo. Questi erano i soprannomi attribuiti a re Ludovico II per il suo carattere eccentrico e il suo amore, o meglio ossessione, per l'arte, la natura e la bellezza. Ludovico II di Wittelsbach governò la Baviera dal 1864 al 1886, rimanendo nella storia come uno dei più strani sovrani tedeschi. Condusse un'esistenza enigmatica, indecifrabile, e anche la sua morte fu altrettanto misteriosa. Ludwig nacque a Nymphenburg nel 1845. Era un bambino timido che non riceveva molte attenzioni da parte dei genitori. Il padre era impegnatissimo con le questioni di stato, mentre la madre non era capace di dargli affetto. Il piccolo Ludovico passava da una bambinaia ad un'altra, da un maestro all'altro. Lasciato solo, si chiuse sempre di più in se stesso. Si creò un mondo su misura e sviluppò un carattere narcisista. Ludovico cresceva cercando le gioie tra i dipinti che raccontavano i miti nordici, tra la letteratura e la musica. Voleva rimanere il più possibile nel suo mondo fantastico. Cercava di vivere per lo più di notte, passeggiando, scrivendo e leggendo. Dormiva fino a tardi nel tentativo di prolungare il più possibile i suoi sogni. Aveva un rapporto stretto con la cugina Elisabetta d'Austria, Sissi, con cui condivideva l'insofferenza per l'etichetta di corte. Si scambiavano lettere e poesie firmandosi con i nomignoli di Gabbiano e Aquila. Quando salì al trono aveva solo 18 anni ed era considerato un uomo molto bello, alto più di 1,90 m, magro, bruno e riccio, con occhi azzurri e lineamenti aristocratici. I lineamenti angelici del volto esaltavano la sua avvenenza ambigua e fuori dal comune. Ludwig era fidanzato con la principessa Sofia, sua cugina, nonché sorella minore dell'imperatrice Elisabetta, ma qualcosa ostacolava il matrimonio, ovvero l'omosessualità del re, che dopo aver ripetutamente rinviato la data del matrimonio, alla fine annullò il fidanzamento e non si sposò mai. La preferenza per il sesso maschile portava non pochi turbamenti in Ludovico, che era di fede cattolica e a causa dei suoi principi religiosi tentava di reprimere i suoi desideri sessuali. Durante la sua vita, Ludovico ebbe una serie di infatuazioni per uomini di bell'aspetto. In gioventù coltivò amicizie particolari con altri giovani aristocratici e in seguito passò a frequentare persone di più bassa fascia sociale, come lo stalliere Richard Horning. In questa foto Ludwig è con un attore di cui si era invaghito, Joseph Kainz. Nella versione originale Kainz appoggia la mano sulla spalla di Ludwig, ma era impensabile una simile confidenza con un sovrano e così la mano venne fatta sparire. Pare che Ludwig costringesse giovani servitori a prestazioni sessuali per soddisfare le proprie voglie, che erano alquanto estreme. Sembra che non fosse un caso la stima che aveva per lui lo scrittore austriaco Leopold von Sacher-Masoch, dal cui nome deriva il termine masochismo. Egli considerava Ludwig un'anima gemella. Per reclutare i ragazzi che gli interessavano, Ludwig scambiava lettere con un uomo di fiducia, Karl Esserschwert, il quartiermastro delle scuderie reali, che provvedeva a fare da tramite e inviava al re anche i disegni dei loro membri maschili. Karl combinava incontri e ricompensava la loro disponibilità. La fotografia di un preferito veniva compensata con 500 marchi di allora, oggi corrispondenti a circa 5.000 euro. Ai prescelti venivano regalati orologi d'oro, anelli e spille con brillanti e pietre preziose. Ludwig aveva uno strano rapporto con la fisicità. Nutriva ribrezzo per il contatto fisico, odiava essere toccato fin da bambino, al punto che ingiunse alla scultrice Elisabeth Ney di eseguire la sua statua a figura intera senza prendere alcuna misura. E una volta che l'attrice Lila von Bulyowski tentò di baciarlo, egli, pur dichiarandosi infatuato, fuggì inorridito all'idea. Ciò non era dovuto solo al fatto che fosse omosessuale, ma al suo inusuale rapporto con il contatto fisico e la sessualità. Da un lato ricercava nell'arte metafore erotiche molto esplicite, ma dall'altro tendeva a sublimare la sessualità. Il re detestava stare sotto i riflettori e tra la folla, ma viaggiava in incognito tra la sua gente, ricompensando cospicuamente chi si fosse dimostrato ospitale con lui. Era gentile e generoso con il popolo e rifuggiva dalle guerre, perciò veniva riamato.
Tuttavia rimane in dubbio se sia stato un vero pacifista o semplicemente aveva scarso interesse nel potere politico, perché effettivamente a lui interessava molto di più l'arte che la praticità, ed era convinto che dovesse essere così per tutti. Voleva dimostrare al suo popolo che l'arte era più importante del pane quotidiano. E facendolo portò quasi alla bancarotta la famiglia reale. Divenuto re a soli 18 anni, usò ingenti somme per azzardati progetti architettonici e per finanziare il compositore e amico Richard Wagner, che contraccambiava confezionando opere in onore del re. Sperperava il denaro di Stato a destra e a manca, in onore dell'arte, della musica e dell'architettura. E diciamo che il popolo cominciava ad amarlo un po' meno. Era sempre impegnato in importanti opere architettoniche, ma non di uso pubblico o per migliorare la struttura cittadina, bensì continuava a far costruire castelli da favola per uso privato. L'architettura per Ludovico aveva un valore spirituale. Per accedere ai suoi castelli è necessario un percorso purificatorio di vario genere, ed essi sono fatti non per essere aperti a tutti, ma soltanto per coloro che sanno inoltrarsi nella natura e scoprirne il mistero. Per arrivare al castello di Neuschwanstein bisogna passare attraverso una ripida erta e dentro una fitta foresta, che resta oscura anche in pieno giorno. Alla fine, per le proteste del popolo, Ludwig si vide costretto dal suo stesso entourage ad allontanare il compositore Wagner. Lo Stato era sull'orlo della bancarotta e i suoi debiti personali aumentavano a vista d'occhio, tanto che a un certo punto si vide costretto a interrompere i progetti di costruzione. Invecchiando, Ludwig divenne prigioniero di se stesso, recluso nelle sue stanze a progettare fantastici castelli da fiaba, decorati con affreschi delle scene delle opere di Wagner. Iniziò ad ignorare gli affari di Stato, che vennero delegati ai suoi stessi ministri. Nell'aprile 1886 la cassa privata del re era vuota, ma Ludwig non intendeva cambiare atteggiamento e si rivolse al cancelliere di Stato affinché gli facesse pervenire l'ingente somma di 6 milioni di marchi, che i suoi ministri gli avevano già negato. I ministri ne avevano abbastanza di Ludwig e decisero che andava interdetto. Fecero stilare una perizia psichiatrica da alcuni luminari dell'epoca, dichiarando che il sovrano era malato di mente e inguaribilmente paranoico. Non fu nemmeno visitato, ma venne dichiarato folle sulla base del suo comportamento. Non andarono a favore del re le lettere che provavano la sua omosessualità, quelle che Karl avrebbe dovuto bruciare, invece di conservarle e consegnarle alla commissione governativa, sperando di ottenere dei favori e tradendo la fiducia del re. A quei tempi l'omosessualità non era accettata e nell'elenco dei comportamenti bizzarri descritti nella dichiarazione c'era il fatto che ai suoi giovani camerieri il re ordinasse di spogliarsi completamente e di danzare per il suo divertimento. È possibile che i ministri reali fossero venuti a conoscenza che il re stesse pianificando la dismissione dell'intero gabinetto e volesse rimpiazzare l'intero organico ministeriale. Quindi lo batterono sul tempo, dichiarandolo pazzo e incapace di governare. L'imperatrice Elisabetta sostenne che il re non era matto, era solo un eccentrico che viveva in un mondo di sogni. Sta di fatto che la storia familiare di Ludwig era costellata di malattie mentali. I frequenti matrimoni tra consanguinei delle case regnanti europee erano volti a rinsaldare le alleanze, ma creavano tare genetiche. Due zie paterne di Ludwig, Maria e Alessandra, avevano manifestato disturbi mentali. Maria era ossessionata dall'igiene e si vestiva solo di bianco per poter individuare immediatamente ogni minuscolo segno di sporcizia e liberarsene. Alessandra aveva ossessioni che la rendevano perennemente agitata. Si dice che fosse convinta di aver ingoiato un pianoforte. Anche il fratello di Ludwig, Otto, cominciò a manifestare segni di squilibrio ancora giovane e dal 1872 visse confinato lontano dalla corte. Soffriva di gravi allucinazioni, per lo più legate alla religione. Ludwig, con una tale storia familiare, era terrorizzato dalla malattia mentale. Temeva di diventare pazzo e per tutta la vita cercò di combattere quelle pulsioni che all'epoca non sembravano normali. Il 10 giugno 1886 lo zio di Ludwig, il principe Luitpold, venne dichiarato reggente. Ludwig aveva 40 anni, ma dimostrava molti più anni. Aveva condotto un ritmo di vita stressante, che lo aveva portato a scambiare il giorno con la notte. Beveva troppo e mangiava troppa carne e dolci. I denti erano marciti per i troppi zuccheri.
ed egli non li curava perché aveva il terrore del dentista. Era ormai un uomo precocemente invecchiato, corpulento e dall'espressione perennemente inquieta. La presa in custodia di Ludovico fu anch'essa inusuale e segreta, ma non segretissima, visto che un'eccentrica baronessa arrivò ai cancelli della residenza agitando il suo ombrello e redarguendo gli uomini che erano andati a prendere Ludovico. Un gruppo di contadini si presentò pronto per proteggere il sovrano e scortarlo fino alla frontiera, per salvarlo dalla cattura, ma il re rifiutò. Ludwig aveva chiamato un battaglione di soldati di stanza nella vicina città di Kempten, ma fu trattenuto dal governo. Ludwig tentò di rendere pubblico un proclama che diceva: «Il principe Luitpold intende salire al potere come reggente della nazione senza la mia volontà. I miei attuali ministri hanno falsificato le informazioni sul mio stato di salute e stanno preparando atti di alto tradimento nei confronti del mio amato popolo. Chiedo a ogni fedele bavarese di aiutare i miei seguaci nell'ostruzione di questo tradimento pianificato del re e della patria». Il proclama fu stampato da un quotidiano di Bamberga, ma le copie vennero tutte sequestrate dal governo per evitarne la diffusione. Molti dei telegrammi di Ludovico ai giornali e ai suoi amici furono intercettati. Il sovrano ricevette anche un messaggio da Bismarck, che lo invitava ad andare a Monaco e mostrarsi al popolo, ma Ludovico rifiutò. La mattina del 12 giugno, una seconda commissione si recò al castello. Il re fu arrestato e trasferito al castello di Berg, a sud di Monaco. Il giorno dopo il trasferimento, Ludovico morì nel lago di Starnberg, in circostanze misteriose. Il 13 giugno, alle 18:30, Ludovico chiese di poter fare una passeggiata con il dottor Gooden, il quale accettò e disse alle guardie di non seguirli. Il dottore e il suo paziente intendevano ritornare alle 20 per l'ora di cena, ma nessuno li vide arrivare. Era piovuto quella sera, si pensò che i due sorpresi dalla pioggia avessero cercato rifugio da qualche parte e che fossero in ritardo. Ma il tempo passava e loro non tornavano. Andarono quindi a cercarli dei gendarmi e tutti gli uomini a disposizione nel castello, muniti di lanterne per scandagliare le rive del lago. Verso le 22 uno dei cortigiani vide il mantello e un altro indumento del re galleggiare sulle acque scure. Mezz'ora dopo si scoprì il cadavere di Ludovico, e non solo il suo. A circa 25 passi dalla riva del lago galleggiava anche il corpo del dottor von Gooden. L'orologio da tasca del re, a causa dell'infiltrazione d'acqua, si era fermato alle 18:45. Quello di von Gooden segnava le 20:10. Il decesso di Ludwig fu classificato come suicidio per annegamento, con conseguente morte accidentale del medico, nel tentativo di salvare la vita a Ludwig. Ma esistono numerose teorie alternative. Il re era un buon nuotatore e l'acqua gli arrivava alla cintola. Nonostante non ci siano prove di violenza, alcuni ritengono che Ludwig sia stato assassinato dai suoi avversari politici o mentre tentava di fuggire da Berg. Un'altra ipotesi è quella che l'ex sovrano sia morto per cause naturali, come un infarto o un ictus, durante il tentativo di fuga. Addirittura alcune leggende narrano che sia stato sbranato da un licantropo e che il dottor Gooden fosse in realtà il suo amante. I risultati dell'autopsia non furono resi pubblici, perlomeno non in modo completo. In questo referto mancherebbe qualsiasi indicazione di morte per annegamento e non si parlava di schiuma nella bocca o nel naso e nemmeno di acqua del lago presente nei polmoni. La maschera mortuaria del medico evidenzia una grossa tumefazione sopra l'occhio destro, così come dei graffi sul naso, elementi che potrebbero indicare una lotta del medico negli ultimi istanti prima della morte. Lo storico Siegfried Wichmann analizzò uno schizzo fatto dal pittore ufficiale del re subito dopo la sua morte. Nel disegno c'erano due uomini insieme al re morto. Un particolare colpì l'attenzione dello storico. Il re perdeva sangue dalla bocca, cosa incompatibile con la morte per annegamento. Questo elemento suggeriva che Ludwig fosse stato colpito da arma da fuoco nei polmoni. Altri indizi sembrano avvalorare questa tesi. Un banchiere di Monaco affermò di aver visto insieme alla madre una prova della morte per arma da fuoco. In un palazzo di Nymphenburg, dove abitava la contessa Josephine Verna Kaunitz, loro amica, i due ebbero modo di vedere di persona il mantello di Ludwig.
Il cimelio veniva gelosamente conservato dalla contessa in una cassapanca e sarebbe stato indossato dal re proprio la sera della sua morte. Presentava due fori, prodotti da un'arma da fuoco. Inoltre il banchiere possiede un documento scritto dalla madre che decise di mettere nero su bianco l'importante episodio del mantello. Purtroppo la contessa morì nel 1973, vittima di un incendio, e nel trambusto dopo la sua morte l'indumento andò perduto. A questo si aggiungono alcuni pescatori del lago che dissero di aver udito degli spari di arma da fuoco provenire dalla riva, ma nessuno volle prendere in seria considerazione le parole dei popolani. Lo storico immaginò la scena seguente. Lo psichiatra von Gudden aveva condotto Ludwig al lago con la chiara intenzione di eliminarlo per conto dei ministri. Una volta giunti alla riva, lo sparo del medico colpì il re ai polmoni, uccidendolo. Ma mentre tentava di eliminare le proprie tracce dal luogo del delitto, von Gudden fu sorpreso dagli amici di Ludwig e ci fu una lotta, in seguito alla quale il medico morì strangolato. Lo storico suppone che gli amici di Ludwig intendessero aiutare il re a fuggire da Berg. La famiglia Wittelsbach presenta ancora oggi la strana morte del celebre antenato come un suicidio per annegamento. Rifiuta di mostrare documenti che forse potrebbero aiutare a far luce sull'enigma e di dare il permesso alla riesumazione della salma. Ludwig lasciò una grande collezione di piani e disegni che aveva commissionato per altri castelli e stanze che non furono mai realizzati. Questi progetti di edifici risalgono all'ultima parte del suo regno, dal 1883, e dato che il denaro scarseggiava, gli artisti sapevano che le loro opere non sarebbero mai state realizzate e i progetti erano quindi stravaganti e numerosi, dato che gli autori non dovevano badare a economia o praticità di realizzazione. I castelli erano la materializzazione di un pensiero e il loro valore stava in alcuni casi nella costruzione più che nell'uso. Attraverso queste opere Ludwig creava il suo personalissimo mondo poetico. Il castello di Neuschwanstein è il simbolo della Baviera nel mondo. Walt Disney ne rimase affascinato e lo prese a modello per il castello della Bella Addormentata nel bosco. Il castello è costruito appositamente per non essere visto e per essere vissuto soltanto dai pochi eletti che vi giungono vagando tra le montagne. Solo chi è in grado di mantenere l'originario rapporto con la natura è degno di giungervi e di vederlo. Ludovico si riteneva il re Luna, in analogia al re Sole Luigi XIV di Francia, e nel castello di Lindelof l'iconografia riflette l'ammirazione di Ludovico per l'antico regime francese. In questo castello vi è anche una grotta molto particolare, la Grotta di Venere, una grotta artificiale di stalagmiti ispirata alla Grotta Azzurra di Capri, dove il sovrano amava passare le ore. I cantanti d'opera si esibivano su un lago sotterraneo illuminato con l'elettricità, una novità per quel tempo. Ludwig navigava il lago sotterraneo a bordo di una barca a forma di conchiglia, mentre cambiavano le correnti e i colori delle luci grazie a marchingegni meccanici. Nonostante Ludwig avesse quasi portato alla bancarotta la famiglia reale per costruire le sue residenze, queste sono ora diventate attrazioni turistiche e fonte di grandi profitti per lo Stato. Se il video ti è piaciuto, metti un mi piace, lascia un commento e condividilo dove vuoi. Al prossimo video, ciao!